Good evening, everybody. It is my pleasure to welcome you to the Italian Cultural Institute for a special evening dedicated to Ugo Tognazzi, one of the most beloved actors of Italian cinema. The occasion is a retrospective that Istituto Luce Cinecittà and the Museum of Modern Art, MoMA, have organized, and that opens day after tomorrow on Wednesday, December 5th. The Italian Cultural Institute is particularly happy to be part of this collaboration, which has already become a tradition, bringing classical Italian cinema to New York in December and making the season even jollier. So I would like to thank the Museum of Modern Art and Istituto Luce Cinecittà, Camilla Cormani and all her wonderful team, and its president, Roberto Cicutto, and I would like to invite him here to say a few words. Thank you very much. It's very moving for me to be here once more time, because I remember so many great friends, but one for all of them, Bernardo Bertolucci, attending the press conference a few years ago when we organized a retrospective. And it's very good that the retrospective dedicated to Ugo Tognazzi is opening with a movie directed by Bernardo Bertolucci. So you have two occasions to enjoy a good movie, a great actor and a great director. I think that Tognazzi has made many, many good things, but also generated three great talents. One of those is Maria Sole Tognazzi. You will enjoy at the MoMA, this is just a short clip of a documentary she dedicated to her father. She is a brilliant director, and also we have Ricky and Gianmarco, actors, and Ricky is also a director. So the family keeps going on with great talents. I don't want to make you waste your time, but I would like to thank Direttore dell'Istituto Italiano di Cultura, Vice Direttore dell'Istituto Italiano di Cultura, all the staff from MoMA, and my team who organize with passion this date every December at the MoMA. And I remind you that we have two other great events during the year. One is a contemporary film selection, which happens at the Lincoln Center, called Open Roads, and Richard Peña has been our director for many, many years. And also retrospective in June, still at the Lincoln Center. Last year we presented Visconti, it was a huge success. So enjoy Italian movies, enjoy Ugo Tognazzi and Maria Sole Tognazzi, but I think that the director is going to give us a short speech before. No? Okay, sorry. We are honored to talk about Ugo Tognazzi. We are honored tonight to have, as Dr. Cicutto just said, Maria Sole Tognazzi, who is Ugo's daughter and also a filmmaker. The documentary Portrait of My Father will be screened at MoMA, and more about it in a minute. And also with us we have Richard Peña, professor of cinema studies at Columbia University and a longtime friend of Italian cinema. Thank you. Before leaving the floor to them, I would like Sally Fisher to join me here. And I want to thank her, first of all, for all her work and for being such a wonderful partner in this endeavor. And Sally will talk a little bit about the documentary. Sole, I hope you don't mind. I just thought I'd give it a brief introduction. The documentary, which you'll be able to see at MoMA either Wednesday opening afternoon, it's the first film we'll show, it'll start at 4:30, or this coming Saturday at 1 p.m., there's a screening at MoMA. To be able to see the entire film, you would see it at MoMA during the retrospective called Tragedies of a Ridiculous Actor. That's the name of the retrospective. But the film that Maria Sole did is called Il ritratto di mio padre, un ritratto di mio padre, and it's in Italian,
The translation will, of course, be shown at MoMA, but I thought I'd quickly run through some of the clips that you'll see, so put your memory caps on. Those of you that don't speak Italian, you'll just get a quick glimpse of them just by my reading off what you'll see, and you can remember them as you're going to watch them. So the first clip that we have here is the opening scene, which is at home in their house at Velletri, their country home in the countryside to the south of Rome. And it's a beautiful family scene where everybody's at the kitchen, at the dining room table, and they're enjoying food, family, and friends. And that'll give you a great introduction to who Ugo Tognazzi is. The second one is, you see Ugo Tognazzi as a showman, and he's there with Raimondo Vianello, and everybody I could tell in my office in Italy is very familiar with Raimondo Vianello and Ugo Tognazzi as they came to television, and you'll get a big kick out of seeing the clips with them. The third is Mario Monicelli, as he is talking about his friend Ugo Tognazzi. Mario Monicelli is, of course, the great film director who directed Ugo in Amici Miei, which will also be part of the MoMA retrospective, and also was a director that we remembered at MoMA many years ago. The next one is a series of jokes and fun that you'll see Ugo Tognazzi acting in on television, and you'll get a kick. They don't even need a translation. They're self-explanatory. The next is Ugo and Vianello again together on television doing some of their TV routines. And then we have your brother, Ugo's son, Ricky Tognazzi, who talks about his father and his television career for a moment. And then we go to Mina, the fabulous Mina, who needs no introduction as she introduces the Ed Sullivan Show, Ugo Tognazzi, on TV, and they do a fun routine together. The next is the director, Ettore Scola, who talks a bit about Maria Sole and Ugo Tognazzi. And some of these have little subtitles underneath, so you'll recognize them as they come on. And then again, Ricky talks about his dad and talks about their life at Velletri and how wonderful it was to be around a table eating and cooking food and how important food was to Ugo Tognazzi and the family. The next one is about Michel Piccoli, who was in La Grande Bouffe with Ugo Tognazzi. And many of us here, this was the film that really we got to see Ugo Tognazzi in, and you'll remember it, and there's a scene from it. And that film starred Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi, Michel Piccoli, and Philippe Noiret. And it was directed by Marco Ferreri. Finally, we end with a beautiful clip, and it's incredibly important to us all because it's the opening night, and it's a clip of Bernardo Bertolucci that's speaking about Ugo Tognazzi, and it's also a clip of Ugo Tognazzi as he goes to get his Best Actor award in Cannes, which is very beautiful. So enjoy the short clips that we have. Documentary itself, Maria Sole, if I'm not mistaken, is almost 2 hours, and this is 15 minutes, so enjoy. Buon appetito! Siamo scesi un gradino di più, scenderemo anche quest'anno un gradino più giù, chissà perché, facciamolo un, due, tre, che la gente che ci guarda fugge tutta dai caffè, da 6 anni ritorniamo puntualmente da voi, da 6 anni ci diciamo fanno a meno di noi, però, continuano un, due, tre,
e stupiti gli abbonati si domandano il perché. Non era mai maturato, perciò era un attore così immediato, aveva questa freschezza, così perché non era mai maturato. Come uomo parlo, come era rimasto un ragazzino, un adolescente che aveva cominciato ad avere successo perché con gli amici andavano all'osteria, alla fine lui si metteva, si arrivava sul tavolo, si metteva a fare delle cose e tutti ridevano, e stavano incantati. Allora lo chiamarono a fare un teatrino a Cremona, a fare vedere a lui, cominciò a fare se stesso, a fare il ragazzo, e avere successo, ecco qua. Ho pensato subito a questa cosa dell'attore, non lo so, perché andavo così da solo a vedermi gli spettacoli, gli amaspettacoli, le riviste a Cremona, mi divertivo a scopiazzare certe battute, certe barzellette che poi ripetevo. E si ricorda una delle barzellette che lui raccontava allora? Molte sono irraccontabili. Pronti chi è di scena? Quando uno spettacolo riesce, ha da precederlo tra le quinte questo nervosismo e felicità. Il coltello degli elettricisti fa sbucare Tognazzi. Dove vai se il cavallo non ce l'hai? Accanto a lui in questo periodo c'è un giovane attore biondo di tipo anglosassone, Raimondo Vianello. Ma non è vero che lei ha fatto il teatro, come qualcuno ha detto, per poter avvicinare delle belle donne? No, le avvicinavo già prima. Agli albori della TV Tognazzi intuisce l'importanza di questo nuovo mezzo di comunicazione di massa e quando appare dinanzi alle telecamere fa un grande successo. Scarnici e Tarabusi erano i suoi grandi autori, due surrealisti puri. Mi raccontava che una volta iniziarono lo spettacolo e erano venuti tutti i dirigenti della RAI e allora Vianello e Tognazzi dissero: oggi facciamo un esperimento particolare, e insomma coprirono le prime tre file, quelle con i dirigenti RAI, con un telo bianco e li lasciarono lì sotto praticamente per tutto lo spettacolo. Semplicissimo, caro signore, basta introdurre la parte inferiore del regolo nell'arto inferiore alla parte posteriore, così. E da questo tronco lei insomma ricava... Da questo troncio io ricavo... Da questo tronco lei ricava uno... No, prego, scusi, per servirla. Da questo troncio io ricavo... erano stuzzicamenti. Guardi che si dice tronco, ma lei comunque... Voi altri la pianura, ma noi altri qua la calico li chiamano troncio. Grazie, signorina, grazie. I primi esperimenti anche di quello che voleva dire fare satire in televisione, quindi prendere in giro la televisione stessa. Vi saluto non senza dirvi però I love you tempesta. È vero che tu eri piccola e lui era anche molto occupato, però c'è anche da dire che tuo padre non era facile da capire. Ma i suoi weekend a Velletri erano all'insegna dell'ospitalità. Vabbè, lui diceva che la cucina in qualche modo aveva sostituito il teatro, cioè il cinema bellissimo, però contatto col pubblico era venuto a mancare, quindi cucinare, preparare questo grande spettacolo che sarebbe stata la cena e poi l'approvazione o la disapprovazione in diretta, la disapprovazione non l'apprezzava tanto, non è che era... Ma sarà tutta una montatura che lei sa cucinare, che è bravo. No, no, sono bravissimo. Ma è vero? No, è una dichiarazione che... No, dico, no, e poi non sto facendo degli studi nucleari, faccio da mangiare. Quando ci invitava a cena, ci telefonava e ci diceva il menù. Quindi ci lusingava già attraverso il menù. Erano cene straordinarie per la qualità del cibo,
ma anche per la visita che ci faceva fare alle sue cucine, perché poi c'aveva delle celle che apriva, c'erano dei quarti di bue, c'erano dei frigoriferi con dentro, non so, degli oceani di pesci. Fare della cucina significa per me soprattutto poi dopo sedermi a tavola con degli amici. Creo le premesse di un incontro con delle persone. Io odio la solitudine, ho sempre bisogno di stare con gente, quindi quale occasione migliore che una tavolata dove poi gli amici siano anche soddisfatti di essere a tavola con me, al di là dell'interesse che può dare la mia conversazione. E la più belle chose que j'ai connue de ton père, c'est pendant justement le tournage de la grande bouffe, où l'on passait notre temps à manger, mais quelquefois en trichant, non, heureusement. Et après, quand la journée était finie, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, venez à la cuisine, je vais vous faire un peu de cuisine, on va manger. On tourne aujourd'hui La Grande Bouffe, un film de Marco Ferreri. Acteur prêt à tourner à 8 heures, Marcello Mastroianni, Michel Piccoli, Philippe Noiret, Ugo Tognazzi. Accessoires et nourriture prêts à 8 heures, 3 dindes rôties, 1 kilo de caviar, 1 litre de crème chantilly, une pièce montée, une pièce de bœuf. Nous nous amusions toujours énormément. On travaillait très très sérieusement et en même temps pas sérieusement du tout. Je crois que ce serait une des meilleures définitions de ton père. Un homme très sérieux, pas sérieux du tout. Oh, 12 premières. Azione! Il ne dirigeait pas les acteurs. Marco disait « È pronto motore, andiamo !» Stop, come andava? Quand on joue un film avec Marco Ferreri, la dernière chose que je connais, c'est le scénario. Et surtout, ne jamais expliquer les choses. Que nous trois connaissions les folies, les pensées extraordinaires de Marco Ferreri. Et tous les trois, nous étions prêts à faire tout ce qu'il demandait. Il cinema raccontava questa cosa che era nostra, che era vivace. C'era un'allegria, una solidarietà, un rapporto di guardare la vita con una certa sufficienza. Perché venivamo da una cosa tremenda, da una guerra perduta, da una dittatura infame, dove nessuno poteva parlare, invece qui si poteva far dire tutto. Insomma, c'era un clima che non si è più verificato dopo. Non si è più verificato, perché vedi, sono morti tutti e chi non è morto si è rincoglionito come me. Non mi pare. Insomma, vabbè. Lei ha claxonato. Tu ha claxonato? Io no. Ah, sì, ho appoggiato appena il gomito. È un claxon sensibilissimo. Basta toccarlo, vede? Anche col gomito. Non è possibile. Come no? Prova. Fa un po' vedere. Questo? Il mio invece è duro. Per farlo suonare bisogna... Ma che fa? Scrive. Provi anche lei. Basta la punta d'un dito, vede? E vediamo ora un servizio da Cannes sul Festival del Cinema. Io prenderei questo titolo in senso estensivo. Voglio dire che la parola tragedia e la parola ridicolo sono le prime due parole che mi vengono in mente se penso alla realtà di oggi, al momento attuale, soprattutto nel nostro paese. Mi pare che la tragicità arrivi a certe temperature nella quale poi può scivolare nel ridicolo. Ma La tragedia di un uomo ridicolo è un film che ha avuto un destino un po' speciale, un po' particolare. Anche perché era un film che parlava di un'Italia, quella appunto della fine degli anni 70, dopo gli anni di piombo, cioè 77-78. Cioè, parlava di un'Italia che per me era misteriosissima. C'era una nebbia spaventosa su tutto quello che era accaduto, incluso il caso Moro, e non si riusciva a venire fuori da questa nebbia. Ed è per quello che ho voluto che Carlo Di Palma, il direttore della fotografia, facesse una fotografia così a fuoco, così incisa, così precisa, proprio perché tutto intorno io sentivo una grande nebbia padana. Ed è proprio in quella nebbia che sentivo di aver bisogno di Ugo,
Quando lo guardavo mi ricordava quelle figure in pietra che sono nel Duomo di Parma, il Duomo di Modena, nel Romanico, dei personaggi stilofori che reggono delle colonne. Lui mi ricordava moltissimo questi personaggi, che non erano tanto alti ed avevano sulle spalle il peso di una cattedrale romanica. Lui era una scultura romanica di qualche grande scultore di cui si è perso il nome, però capace di andare in bicicletta e di fare i formaggi. È incredibile. Dopo tanti anni sono ancora affascinato dal miracolo del latte che diventa formaggio. Che cosa ci dirà Adelfo? Tu che lo conosci bene, chi è? È un emigrante. Ma come fa a sapere le cose? Lui aveva un atteggiamento molto affettuoso con noi giovani, molto carino. All'epoca aveva, non so se poi è una cosa che ha avuto sempre, aveva la passione degli acrostici e quindi fece un acrostico anche sul mio nome. In realtà ricordo i primi due versi, ma non li dico perché mi vergogno. E vedevo, dopo i primi giorni di lavoro insieme, che forse era meglio quando non gli spiegavo troppo. Si capisce quando un attore, un regista capisce quando un attore non ha bisogno di troppe parole. Poi era bello anche vedere un attore che aveva così tanta esperienza, che faceva questa cosa con una serietà e una passione. Non l'ho visto su altri set, non so se era sempre così, ma sicuramente questo film per lui contava moltissimo. Quindi vedere che lui aveva tanto rispetto e tanta passione, tanto per questo... Fu una buona una bella lezione per cominciare. Io cominciavo praticamente, era il mio secondo film. Prix d'interprétation masculine, Ugo Tognazzi, dans le film La tragédie d'un homme ridicule de Bernardo Bertolucci. Je vous demander une chose. C'est vrai ou c'est une blague? Parce que si c'est une blague, je vais me suicider sur la croisette avec une fourchette et des spaghettis naturellement. L'onestà credo che sia il valore più importante che mi ha trasmesso. Please help me welcome Maria Sole Tognazzi and Richard Peña and Michael Moore, translator. Si sente? Era meglio prima. No, dicevo, è il mio traduttore di fiducia ormai da anni. È una delle motivazioni per cui non imparo l'inglese, poter avere questo incontro. The reason that I decided not to learn English is because I like having this translator. È comodissimo, soprattutto dopo il jet lag. And it's a very great way of not having to deal with jet lag. Fantastic. First of all, thank you very much for inviting me. I also want to mention another wonderful part of this retrospective is this terrific book, which we'll all receive. It's really quite beautiful. I got a copy via the internet earlier this week, and it's full of wonderful stories and synopses of the film and whatever. So make sure you get one before you leave. Maria Sole, making the film and going over your father's work, was there anything that you discovered that surprised you about your father or about the way that he worked as an actor? Pensa che ho capito. Sì. Capisco? Sì, perché poi fingo di non saperlo, sì, un po' capisce. Un gioco intellettuale, quello sì, di far finta di essere rimasti in una che lo parlano tutti, no? Dice, pensa proprio lei, così. Comunque no, ho capito la domanda e cercherò di essere sintetica. No, non c'è stato nulla che ho scoperto di nuovo rispetto a mio papà, sia come attore che come padre, che come uomo, insomma. Sicuramente io ho perso mio padre molto giovane, a 18 anni all'incirca, e
dopo tanto tempo, dopo un bel po' di tempo, la proposta di questo documentario per me è stato un modo di riparlare quasi con lui e parlare con tutte le persone che potevano ricordarmi dei momenti che il tempo, perché il tempo fa così, aveva un po' così, un po' fatto dimenticare. Quindi ho rincontrato mio padre, non ho scoperto nulla di nuovo. I didn't really find out anything new about my father, either as an actor, as a father, or as a man. I lost him at a very young age. I was only about 18 at the time. But the proposal to do this documentary was something that I accepted eagerly because it gave me the opportunity to speak with him again, to enter into this dialogue with him, with people who could remember who he was and who could sort of bring back to life some memories that might have been forgotten. So in a certain sense, it was a reintroduction to my father. It was really interesting for me to see, especially the early television work, because it really showed how much Ugo Tognazzi came out of a very popular tradition, that in a way he was really coming from a popular theater tradition and went from that into eventually the cinema. Sì, beh, lui ha cominciato, noi nel documentario che poi è un po', non è didascalico, diciamo, insomma, per chi verrà a vederlo, per chi avrà la possibilità di vederlo, ha un montaggio un po' punk, non saprei, però in effetti si intuiscono quali sono le origini, diciamo, del suo lavoro d'attore. Lui cominciò con la rivista, con la Va Spettacolo, poi ci fu questo incontro con Vianello e la televisione degli anni 50, questo programma 1-2-3 che divenne un caso enorme nel paese, non c'erano ancora i televisori in tutte le case, mi hanno raccontato che molti si incontravano nei bar, c'erano dei bar affollati in Italia per vedere questo 1-2-3, dove appunto, come Ricky spiega, facevano molta satira anche politica ed è stato uno dei primi programmi a fare questo. L'unione con Vianello ha portato poi mio padre a fare dei film per il cinema, cosiddetti estivi, come li ha definiti Ricky, ed erano film molto, molto così, di intrattenimento di quell'epoca. E dopo un po' di tempo che si dedicava a film di questo tipo, arrivò invece una proposta che gli cambiò completamente la carriera, che fu Il Federale, un film di Luciano Salce, e fu un film in cui improvvisamente, come se si accorgessero improvvisamente di un doppio lato, di una possibilità diversa di Ugo come attore. E da lì in poi arrivarono e cominciarono ad arrivare delle scelte diverse e lui si separò, diciamo, da Vianello, anche se sono rimasti amici per una vita, e cominciò una carriera cinematografica che ha sempre spaziato tra film più commerciali e a film d'autore, a film impossibili anche, e a grandi capolavori. The documentary, I would like to say right away, is not really a very sort of didactic thing. The editing is almost more punk style than, but I think that you get a sense of it, of what his origins were in the reviews, as sort of variety shows, Italian TV in the 1950s, where he partnered with Vianello. And on the TV show 1-2-3, 1-2-3, which was a huge event in Italy. I mean, at the time, not all houses had TVs, and so the bars and the cafes were packed with people who wanted to see this show. And the show was a sort of an initial trial into satire. It was also political satire, which was something new at the time. And from that, from this sort of collaboration with Vianello, he graduated into doing films that my brother Ricky called sort of summertime films that were very entertaining. And after a little bit of that, he did a film that changed his career, Il Federale, directed by Luciano Salce, which led people to discover a whole other side to him as an actor. And from that point on, he had different options, different choices, different variety of roles that he played, which separated him from Vianello in his work, but never in their friendship. His career then sort of varied between films that were very commercial, but also art house type films and impossible type films.
Did he, during the period when he really dedicated himself more to cinema, ever go back to theater, or was theater something he saved a little bit? I know, having seen the documentary, at the end, there are moments where we see him in six characters in search of an author and whatever, but was the theater a reference point for him during his career? Penso addirittura di aver capito anche adesso, sì, il rapporto con il teatro, vero? Ok, il rapporto con il teatro è stato particolare, discontinuo, nel senso che mio papà non ha fatto teatro sempre. Negli anni 70 fece il Tartufo, mi ricordo perché ero piccolissima, ma ho stranamente dei ricordi di quello spettacolo. Poi non fece più teatro per tanti anni e ci tornò in età matura e anche in un momento abbastanza delicato della sua carriera, cioè in quel momento in cui quegli attori di quella generazione lì, e parlo ovviamente non solo di lui ma di Gassman, di Mastroianni, di tutti gli attori di quella generazione, hanno vissuto un momento nel cinema epocale, per alcuni ancora più difficile che per altri, e passare da un grande cinema, da una grande libertà, quella che c'è stata negli anni 70, al cinema dagli anni 80 e di pari passo a una legge naturale, cioè quella dell'invecchiamento e quindi anche la carenza di ruoli rispetto a quello che le possibilità che avevano avuto fino a quel momento, ha portato molti ad entrare anche un po' in crisi, e credo che sono sincera che il ritorno di mio padre al teatro un po' appartenga anche a quella piccola crisi, o comunque al bisogno di risentirsi vivo attraverso una forma che aveva comunque conosciuto. Papà veniva appunto dall'avanspettacolo, dalla rivista, ma insomma aveva sempre era sempre stato sopra i palcoscenici e ci è voluto tornare in diverse occasioni negli ultimi anni della sua vita, e faticando anche molto, perché lì, ecco, lì sono ancora dei momenti che ricordo, perché ero adolescente, quindi ricordo benissimo quando fece l'avaro di Molière e non stava per niente bene, e ricordo anche quando decise di fare questa M Butterfly con Arturo Brachetti, ed è uno spettacolo che lui amò molto, e morì a una settimana dalla prima al Teatro Eliseo di Roma, inaspettatamente. Yes, his involvement with the theater was kind of irregular. I mean, he did, I remember actually when I was very little in the 1960s, he had done Tartuffe. And then he didn't do theater for quite a few years until he was much older, in a very delicate passage of his life, when actors of his generation, such as Gassman and Mastroianni, were on the one hand seeing a great change in Italian cinema, from the great, very imaginative and free cinema of the 1960s to cinema of the 1980s. They were also sort of faced with the law of selection, the natural law that they were becoming older and they had fewer roles available. And that was a cause of a crisis for a certain of them. And it led him to return to the theater, which was also a sign of some crisis, but it is also a way to sort of feel alive, doing something that he knew well, and having started out in the world of the reviews. And on stage, it was hard work. It was a bit of a struggle. I can remember when he did the Miser of Molière. And in the very last year of his life, he was doing M. Butterfly with Arturo Brachetti, a part that he loved very much, but he died prima dello spettacolo. Fece lo spettacolo l'anno precedente, nel secondo anno di ripresa, doveva debuttare al Teatro Eliseo di Roma, stavano facendo le prove, si sentì male e morì una settimana esatta prima dello spettacolo. So he had done M. Butterfly with Brachetti a year before, but then when he was getting ready to do it at the Eliseo Theater in Rome, he died 2 weeks before. Looking over your father's filmography as an actor and also as a director, it seems that he was working all the time. I mean, he just had an incredibly rich and active life in the cinema. Did he have downtime? Were there times where he could really rest for a period of weeks or whatever? And what did he do other than cook during those times? Purtroppo faceva solo quello. Cucinava nel tempo libero, poi altre cose che ai bambini venivano nascoste, però fondamentalmente cucinava, era la sua grande passione
distensione, palestra, non era uno sportivo, però andava di mestolo. Sì. Unfortunately, that is the only thing that he did in his free time. Whatever else he did was something that was hidden from the children. It was something that he did with great passion, even though he was not a lover of going to the gym. He was very athletic with the mixing spoon. Poi fingeva di giocare a tennis, ma quella era un'altra pantomima per mangiare e per cucinare. Cioè si inventavano anche delle cose per fare in modo poi che qualcuno cascasse nella trappola della sua cucina. Quindi per circa 30 anni c'è stato un torneo di tennis che si vede nel film, nel documentario, fatto tra attori. Giocavano 20 minuti e mangiavano 6 ore e un quarto. And even though, like you'll see the little film shots of him playing tennis, and he had a kind of mini tennis tournament at his house inviting various actors over, the truth is that they would play tennis for about 20 minutes and eat for 6.5 hours. Sounds good. I know that you were very young when he passed away, but did you ever see what his process of preparation was? Would he bring his roles home and work at home, or was his work in the cinema something that he kept on the set away from family life? No, si preparava, se ho capito bene la domanda, era la sua preparazione come attore. No, io ho dei ricordi stranamente anche di questo, e non sempre, però di alcuni film ricordo la preparazione che faceva a casa. Ma poi lui si immedesimava, cioè nella preparazione si immedesimava. E per esempio io andavo a scuola dal Papa a Castel Gandolfo, e nel periodo della Cajou Folle non posso dimenticare che veniva a prendermi con delle tute fucsia di paillette rosa, spessissimo, e creando un po' così di scalpore nelle scuole del Papa. E poi ricordo l'anno della terza versione di Amici miei, dove lui andava su una sedia a rotelle, e quindi per prepararsi anche tecnicamente, perché comunque questa sedia a rotelle era un po' difficile da muoversi, se la fece arrivare a casa, e quindi ci portava da mangiare dalla cucina al salone. Insomma, ha girato per un mese su questa sedia a rotelle, che era anche abbastanza, anche quello un po' inquietante, però lo vedevi che cercava di manovrare questa sedia. E questi sono i due ricordi personali che ho più a mente. Però si preparava tantissimo e collaborava anche molto molto alle sceneggiature. Quella era una generazione di attori, non che adesso non lo facciano, però in maniera diversa, che veramente scrivevano i film e poi non li firmavano mai, devo dire la verità, però collaboravano quasi al punto da doverli firmare. Io ho visto nascere tantissime sceneggiature in casa e tantissimi personaggi, quindi c'era anche una preparazione. I have two memories in particular of him preparing. He would become very closely identified with a role. For example, when he was doing La Cajou Folle, I was studying at the papal schools in the Casa Gandolfo, and he would show up wearing maybe a fuchsia color tutu or a sequined dress. And instead, when he was doing Amici Miei, the third edition of Amici Miei, of my friends, where he had to play a part in a wheelchair, he kept a wheelchair around the house, and he would go from the kitchen to the dining room using the wheelchair, trying to move it around a little bit. So these are a couple of clear memories that I have. But he worked very hard on the preparation of his roles. And like the other actors of his generation, he collaborated very much with the screenwriters. They would sit down and work together, collaborating, creating whole scripts and characters. Did you ever have a chance to see your father on the set as a director? And did he ever tell you anything about directing? I mean, both you and your brother Ricky have gone into directing. I'm wondering if he imparted any thoughts to either of you about the role of the director. Never. Per far capire che una o due parole la mastico. No, perché quando i film che parliamo dei film che ha fatto da regista, sì. Ok. No, i film che lui ha fatto da regista, i primi non ero proprio nata, perché erano prima degli anni 70. L'unico film dove già esistevo è stato I Viaggiatori della Sera,
Però no, io devo dire la verità, non ho mai parlato, andavo molto poco sui set, pochissimo da bambina, e ho avuto il rifiuto per il mondo del cinema fino alla sua morte, quindi ho iniziato poi a vedere anche i suoi film dopo la sua scomparsa e non ho avuto modo, sfortunatamente per me, di avere un dialogo relativo non solo alle sue regie ma al suo lavoro in generale. Questa cosa l'ha vissuta molto 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 più da vicino Ricky, che è il figlio più grande, che gli ha fatto anche da aiuto regista, da assistente alla regia credo in qualche film, e insomma è stata una fortuna che onestamente non ho avuto. Absolutely not. I think first of all, because one of the first films he made was before I was born, and before the 60s, and only later on when he 70s. The 70s, sorry. No, but the 60s. Nel senso che mi hai reso 70, no? No, già è un problema per me questa cosa ultimamente, quindi I've added 10 years to her life. I'll take them away now. But at any rate, when he made the film Viaggiatore la Sera, I didn't go to the set, and actually I never went to the set while he was still alive, unfortunately for me. So we never really had a dialogue, not only about directing films, but about his work in general. My brother Ricky instead had that experience working even as an assistant director on one of his films. Can you talk about any of his experiences? He worked with such a range of directors who, at least to my eyes, seem so different. Do you think that there was a kind of standard way he worked, or was he someone who adapted himself for a Monicelli or a Bertolucci or for a Risi as he was making these films? Ma io credo che lui si adattasse molto ai si adattasse ovviamente ai ruoli, ma cambiasse anche il tipo di lavoro a seconda del regista con cui lavorava, tantissimo. Il tipo di lavoro che faceva con Marco Ferreri, ad esempio, era un tipo di lavoro di fiducia totale, come abbiamo visto nella clip, insomma, si affidavano completamente a lui senza domandarsi neanche cosa stessero per girare. Con altri registi non era così, con altri non lo ricordo personalmente, ma insomma arrivarono anche ad uno scontro, parlo in generale, quindi mio padre ha fatto 150 film e credo che con ognuno di loro, con ogni regista, si rapportasse in un certo senso sempre allo stesso modo, ma anche dipendeva molto non solo dalla fiducia, ma dall'idea che aveva di quella persona lì. Da quando, sì, quindi insomma sostanzialmente dalla fiducia nel lavoro, ma anche nel fatto di sentirsi capiti fino in fondo, o di potersi far capire fino in fondo. Non è un caso che in questo lavoro, proprio perché io non ho frequentato tanto il mondo del cinema quando ero piccola, cosa che tutti si immaginano, ma è esattamente il contrario, e ho deciso di lavorare dopo la sua morte per una quasi casualità, e andando avanti nel tempo e avendo poi la possibilità di fare questo lavoro, ho deciso di raccontare mio padre attraverso soprattutto i registi, e in questo documentario io ho ripercorso la sua storia e quindi anche una parte della storia del cinema grazie a loro, e sono dei registi meravigliosi che fino a qualche anno fa erano con noi, e che è molto strano per me rivedere Bernardo su tutti, perché è passato veramente pochissimo tempo, pochi giorni, però rivederli qui, perché mi sembra ieri di averli incontrati, di averli intervistati, e sono stati tutti veramente estremamente affettuosi, ed è stato un viaggio importantissimo sentir parlare ancora questi grandi registi, il tipo di lavoro che facevano, ok, con lui, ma si capiva che era il lavoro che facevano con tutti, cioè che era un modo di vivere il cinema, di saperlo fare in un certo modo. È un pezzo d'Italia che non esiste più, sinceramente. My father adapted himself certainly to the roles that he was playing, but also to the type of work that a director did. As you saw in this short clip with Marco Ferreri, he had a relationship of total trust, no questions asked. With other directors, he might have had a different type of relationship. Figure he made 150 films over the course of his career. And with each director, part of him was the same, part of him was different. It wasn't just a question of trust, it was a question of the idea that he had of that person, how he would be able to work with him or her,
whether he felt understood, whether he would felt that he would be able to be understood. And it's not really, I sort of, as I said, I sort of entered into my own film career by accident after his death. And it was only with time that I decided that I wanted to tell my father's story through the stories told about him by the different directors with whom he worked. And it's wonderful to meet these. And it's very moving, actually, as I sort of look at these clips, to hear their voices again, to know that I had the privilege to interview Bernardo Bertolucci in particular, since his death is so fresh. They're all very affectionate, and they all took this journey with him, and I went on this journey with them as well, to hear them speak again as a way to bring them to life again, this little piece of Italy that is so great and that is gone. One of the remarkable things, among the many remarkable things about this great period of Italian cinema, of which your father was such a great part, is the fact that there was an extraordinary generation of male actors. I mean, to have so many really talented men at one time, a few cases I can think of in world cinema, Gassman, Mastroianni, and the list goes on. What was his relationship to them? Did he have any favorites? Was there people he particularly enjoyed working with? Were there any stories you can tell about that without perhaps telling stories out of school? Pensa che questa non l'ho capita tutta e mi domando se... Ah, ok, non l'avevo capito, ok. Ma insomma, come sempre accade, c'erano sicuramente degli attori con cui si divertiva di più, attori che si divertivano di più fra di loro. Sicuramente con Gassman c'è stato un rapporto molto, molto importante, durato tanti anni, hanno fatto diversi film insieme. Aveva una passione totale per Marcello, proprio totale, quello me lo ricordo anch'io da piccola, proprio un rispetto, come se si sentisse comunque un passo indietro da lui, anche se poi lavoravano insieme, facevano i film di Marco Ferreri insieme, ma lo sentivo sempre parlare con un amore, con una stima di Marcello notevoli. Poi, fammi pensare, mi ricordo fondamentalmente, era molto molto amico di Paolo Villaggio, con cui però lavorarono insieme, credo solo in quel film di Pupi Avati, La Mazzucca del Barone, però loro erano molto molto amici. E quindi insomma si crea l'amicizia, ma non per parlare di amicizia a puro divertimento, ma l'amicizia, la condivisione anche di tante cose, creava un rapporto speciale che poi si... Secondo me si ritrovava anche nello schermo, perché si riusciva a riproporre un qualcosa di abbastanza unico, di abbastanza raro. Non aveva dei prediletti, però insomma gli attori con cui ha lavorato di più, non a caso, erano quelli con cui secondo me ha dato il massimo. You know, he worked with a lot of different ones, but I mean, who did he prefer working with? Maybe the ones that he had the most fun with. Gassman comes to mind immediately. They worked together for many years, very important working relationship. He had a total passion for Marcello Mastroianni, an immense respect for him and esteem. They worked together, especially in the films of Marco Ferreri, and he almost sort of took a step back when he talked about Marcello. Paolo Villaggio, he was a good friend of. They did not work together very much except in a film of Pupi Avati. He was a very good friend. But what were these friendships? It's not that he had favorites with whom he worked, but they were these friends with whom he shared many things in a very special relationship that then was sort of transmitted to the screen. And there you could see something very unique and something rare taking place. In researching the film and going over your father's filmography, did you find that there were any projects that got away? Were there roles that your father perhaps wanted and didn't get, or films that for whatever reason didn't get made, or people he would have liked to have worked with and he never had the chance to? Sì, ci fu un episodio importantissimo, un film che mio papà doveva fare con Fellini e che non si fece più, per cui io ero lì pure piccolissima, però insomma, pare che siano accadute cose in casa
drammatiche, cioè fu un dolore enorme per lui. Fellini decise a un certo punto di non fare più questo film e non so se guardo i miei amici, però si vociferava in casa anche la motivazione, e cioè che Fellini, andando dalla cartomante, no, è pare che verità, andando dalla cartomante di fiducia, la cartomante è Mastorna, ma già avevano fatto le prove, cioè non era un progetto, era un film quasi in partenza. Questa cartomante disse a Fellini che non doveva fare, che il film era pericolosissimo, cioè forse addirittura che stava per morire, però non doveva farlo. E lui decise, questi sempre racconti che però io non ho ovviamente avuto da mio padre, ma nei secoli dei secoli, e sparì. Cioè non ebbe il coraggio di dire a Ugo, guarda che il film sparì. E quindi nacque dall'adulazione all'odio e poi il perdono, però sì, fa parte di quei progetti, anzi credo che sia il progetto in assoluto della carriera e della vita di mio papà, che è venuto a mancare pericolosamente in casa, perché sono stati attimi, credo, drammatici. I have to say that the one that got away was a film that he was going to make with Fellini. It was, you know, a project was there, that it wasn't sort of completely drawn out, but the legend is, and it was a cause of great pain for my father, and there's a lot of drama at home about it, but the word that got, that I heard at least, not directly from him, was it Fellini, in deciding whether or not to make this film, went to his favorite fortune, or his trusted fortune teller, and she told him, "È pericolosissimo, it's a very dangerous proposition, don't do it." And so from that moment on, the project disappeared. And it went, their relationship with Fellini went from adoration to hatred and to forgiveness. Yeah, so. Considering what a big star your father was, and he obviously worked in French films such as Le Grand Bouffe or La Cage aux Folles, were there any sort of calls from Hollywood? Was there ever any temptation to try his luck in this part of the world, making films? La domanda è se gli sarebbe piaciuto venire qui. Sì, c'è stato anche l'invito. Ma anche lì, lui non parlava l'inglese e... That doesn't matter. a lot of our actors don't act. Sì, no, gli sarebbe piaciuto molto, in verità. Gli sarebbe piaciuto molto, ma non... Yeah. Sì, fece però un film che è raccontato anche nel documentario, che però sì, insomma, un film girato in America, ma era un film italiano. Ah, fantastic. Ok. Sì, no, comunque gli sarebbe piaciuto moltissimo, in verità. Però un po' non parlava la lingua e non pensava che questo fosse una cosa mio padre era un uomo meticoloso, era uno molto preciso. Quando gli offrirono e parlava il francese, non benissimo, ma lo parlava. Quando gli offrì la commedia francese, gli offrì di fare Sei personaggi in cerca d'autore, lui impazzì. Poi lo fece con un successo incredibile a Parigi, però si offrì parlando il francese e studiando come un pazzo. L'inglese non lo parlava quasi per niente, evidentemente si sentiva non all'altezza e non arrivarono, non lo so, neanche magari delle occasioni importanti, però diciamo che neanche lui si impegnò affinché questa cosa potesse accadere. Poi si mangiava male, però era molto fiero del fatto che La Cage aux Folles era arrivata comunque agli Oscar e ai Golden Globe, faceva molta, si sentiva in parte di essere arrivato comunque. E una cosa che mi ricordo strana, ma sono qui, la racconto, è personalissima. La prima volta che sono venuta in America, a New York, a 18 anni, per la mia maturità con mia madre, andai in un albergo, ero qui a New York, accesi la televisione e c'era il vizietto, c'era La Cage aux Folles, ma mi preso un colpo perché accendi la televisione, ossessionata in Italia, ma a New York accendiamo la televisione e c'era la Cage aux Folles con papà doppiato malissimo, devo dire la verità, malissimo. E lì non c'era più e non potevo dirgli: ma perché sti inglese non l'hai studiato? Quindi, insomma, suo malgrado ci è arrivato lo stesso.
So my father didn't speak English. I think maybe he would have loved to. But he was very precise. He was very exacting in his work. So, for example, when the Comédie Française made an offer to him to play in six characters in search of an author of Pirandello in French, a role in which he had a huge success, he really dug in and worked very, very hard on this and didn't want to make any mistakes on that. But the occasion to act in America, it didn't really come. Except you could say maybe indirectly with the Cajou Fall, which, you know, where he brought him to the Oscars and to the Golden Globes, which reminds me of a very personal story. When I was 18 and I just finished high school, I came to New York with my mother, and we got into the hotel room, turned on the TV, and what should I see but La Cajou Fall? And not just that, but my father speaking English. I mean, being dubbed and very badly, but, you know, so he, that's as far as he made it. I wish, you know, maybe he wishes he had studied English harder. Can I ask if there are any questions from all of you? I'm sure you have questions about Ugo Tognazzi, which you'd like to ask Maria Sole. Signore, do we have a microphone or? Yes, great. If you could cast your father in a film, as a filmmaker that you are now, what sort of role would you give him? Or of the 150 films that he has done with all these great directors that you were talking about, is there one or perhaps a few that best capture the essence of your father? Ma tu che parli italiano benissimo, aiutami. Scusa, no, perché devo fare l'inglese. No, lo so, no. Adesso abbiamo fatto vedere, però puoi dirlo un attimo di se potessi dare un ruolo adesso tu da regista ho capito a tuo bene, padre. Allora. Che daresti? Oppure un film che hai visto in questi anni? Che secondo te in cui secondo te tu che lo conoscono l'hai conosciuto così bene che era il ruolo perfetto per lui, che lui ha visto fare negli anni. Allora ti rispondo che non ci ho mai pensato. Non ho mai pensato a un film che... Non, è una domanda che non mi sono fatta più. E ti rispondo però dicendo che questo, se c'è un film che, rivedendolo, ho proprio pensato, questo film poteva farlo solo lui, è La tragedia di un uomo ridicolo di Bernardo Bertolucci. That's a question that's never really occurred to me in that form. But if you were to ask me of the films that he did, what is the one that only he could have done? The answer is very simple. The Tragedy of a Ridiculous Man, directed by Bernardo Bertolucci. Cioè, se non l'avesse fatto lui, ecco, e fosse stato fatto poco dopo, avrei potuto pensare, cavolo, quel ruolo l'avrebbe fatto, però l'ha fatto fortunatamente lui. No, non sono mai riuscita a immaginare un film, vedere un film di altri e pensare... Ugo avrebbe fatto quel ruolo lì molto bene, non ci ho pensato mai. Poi dei miei film non parliamone nemmeno. And I've never seen other films saying that's a film that would have been perfect for him. Never. And in my films we won't even talk about it. One thing actually that I very much learned through your documentary, when I saw his comic work on television, it then made me realize, I think, why his role in Tragedy of a Ridiculous Man is so powerful, because there's a strange comedian underneath and you're just seeing the world through what happens when that's so disappointed. It was kind of a very interesting to think that that was his base as an actor, and then he gives his very, very moving, very tragic performance. That's right. Don't worry about it. Pero, ah, sicuramente. Only an actor, comic actor. Sì, sì, ma Bernardo questa cosa nel documentario la spiega in maniera anche molto precisa. Il perché un certo tipo di attore che proviene da un certo da una certa provenienza riesce a toccare alcune corde meglio o comunque in maniera diversa da attori, per dire, classici o drammatici o che vengono da... Sì, sì, sì. Lo spiega meglio... That's a question I think that's really best answered by Bernardo Bertolucci in the documentary, where he talks about why actors had come from a certain type of background rather than actors from a more classical or you know, dramatic background are able to do certain roles so well. Other questions, please? Yes, sir. Volevo due veloci cose.
La prima mi incuriosiva molto che idea del cinema si aveva nella famiglia, diciamo, quindi insomma l'idea sarebbe che idea si ha del cinema come mestiere, come una cosa da fare nella vita in uno che realmente lo fa, quindi io vengo da una famiglia che non si faceva questo, quindi si aveva un altro tipo di idee. Per vedere se c'è una differenza tra te che sei figlia d'arte e ti approcci a questo mestiere, differenza un altro, come il sottoscritto peraltro. E poi ti volevo chiedere una cosa invece personale, perché negli anni 70, passando in via Po, io vedo un'edicola, arrestato Tognazzi. Sono arrivato tardi, non so se ne hai parlato nel documentario. No, dico arrestato Tognazzi, capo dell'EBR. Io per un attimo vedo la stampa con questo titolo. C'è voluto forse un blog, diciamo, da fare per arrivare al bar nazionale, dove si è capito che c'era la questione del male, no? Adesso tu tradurrai che cos'è tutto questo, non so se sai cos'è il male, ma comunque... Comunque, e allora poi ultimamente, sentendo da qui una rassegna stampa, non so che cosa, ho scoperto, un'intervista mi pare a Vincino, che c'era Parenzo di mezzo che ha proposto a loro di fare questa cosa. Quindi volevo sapere se tu e c'eri ancora, se c'eri allora, se sapevi qualcosa. Sì, allora parto dall'ultima, arriviamo alla prima. Purtroppo c'ero quando mio padre si è finto il capo delle Brigate Rosse, perché ero a scuola e mi sono venuti a prendere di corsa portandomi via, perché cercherò di raccontarlo nella maniera più sintetica possibile. Sandro Parenzo, alcuni amici di Ricchi dei tempi, che appunto si occupavano del male, cioè si erano inventati di fare delle copertine di giornali importantissimi false, però assolutamente credibili. Era il periodo del terrorismo e lo convinsero a fare questa simpatica... sì, insomma, comunque, esatto, chiamiamola zingarata, per cui si fece arrestare nella cucina di Velletri dai carabinieri veri. Uscirono delle foto di mio padre in manette, anche con delle... sotto c'erano anche delle dichiarazioni tipo di Vianello che diceva «in fondo l'ho sempre saputo». E parliamo anche lì degli anni 70, io ero molto molto piccola. Lui si divertì, poi si rese anche conto che aveva un po' esagerato e rivendicò il diritto alla cazzata, disse questo. E quindi sì, nel documentario purtroppo non c'è, avevo montato tutta questa parte, poi per questioni di tempo abbiamo deciso a un certo punto di levarla, perché il racconto era molto lungo. E rispetto al cinema, non mi ricordo più qual era la domanda... Se aveva un'idea diversa dal mestiere. Ah sì, se lui, come lui ci ha trasmesso. Sì. Per lui tutti noi dovevamo fare un altro lavoro e infatti siamo finiti tutti a fare lo stesso lavoro. È tipico delle famiglie. Lui no, soprattutto con i miei fratelli che già lavoravano, già volevano fare gli attori a pochissimi anni, tranne che con Ricky, devo dire la verità, ma insomma con Gianmarco, anche con Thomas, che anzi volevo citarlo perché noi abbiamo anche un fratello norvegese, voleva distogliere tutti, cioè non faceva che dire che era un lavoro molto pericoloso, discontinuo, da non fare, quindi cercava. Con me no, perché come dicevo prima non avevo nessuna tentazione, non ne parlavo. Il fatto che oggi io sia qui, non solo con questo film dedicato a lui, ma insomma che sono comunque diventata una regista, quindi non lo devo alla sua voglia che lo facessimo tutti quanti, ma a sicuramente una passione che poi invece, nonostante tutto, è arrivata negli anni anche a me e a una grande facilitazione che è quella che noi figli d'arte abbiamo, perché ci troviamo a vivere in un mondo ci possiamo muovere in un mondo che conosciamo già. È sicuramente più semplice per noi che per molte persone che non hanno la possibilità già di muoversi in questo strano ambiente. Ok, first of all, the second question first. At one point in Italy, at the height of Red Terrorism, the Red Brigades, a fake newspaper page appeared with my father on the cover saying, Ugo Tognazzi is the head of the Red Brigades. And there he was depicted in handcuffs, being brought in to the police station by the Carabinieri. And at the bottom of the newspaper, Vianello says, I knew it all along.
It turned out that this instead was a joke played by Sandro Parenzi and friends of my brother Ricky, who at the time were making fake but very believable newspaper front pages. And they tried this one off. People fell for it big time. And my father realized it maybe went a little bit too far that time. As far as the first question, which is what kind of an idea of cinema did you get growing up in, you know, with a father as an actor and a director? The truth is that my father always discouraged us from pursuing a career in cinema. Not me personally, since I wasn't so interested in it, but definitely with my brothers, who instead were wanted to be actors from a very young age. He always said, it's a very dangerous profession, it's very irregular. And despite all of that, we all ended up in the same profession. And my brothers ended up in it, and I, not because of any advice that I got from him, but because of the passion that came to me later in life, I became involved in the world of cinema. I would admit it's definitely easier, though, for us to grow up in that type of a family to enter into this world that we've always been moving around in. We have time for maybe one more. Okay. I would like to thank again our speakers, Maria Sole Tognazzi, Richard Peña, Michael Moore, and Istituto Luce Cinecittà again, Sally Fisher. And thank you for coming tonight. The retrospective starts Wednesday and goes on until the 30th, if I'm not mistaken. Permettetemi di dire grazie a tutti per questo omaggio incredibile che penso dall'alto sia molto molto felice di partecipare alla retrospettiva. Grazie all'Istituto Luce, grazie al MoMA, grazie a tutti. Veramente è stata un'emozione enorme per tutti noi. Ci sono solamente io qua a rappresentare la famiglia, meglio per voi, però grazie molto.